18 ottobre 2022, una data speciale per lo stadio Nerairocco che festeggia i suoi primi 30 anni di vita. La principale struttura sportiva della città di Trieste, sorta nel quartiere denominato Valmaura, ospitò il primo evento calcistico il 18 ottobre 1992 in occasione della gara di C1, Triestina-Vispesaro terminato 1-0 per gli ospiti che rovinarono il pomeriggio del battesimo e della festa. Ad entrare nella storia quale primo marcatore dell'impianto fu il pesarese Maurizio Pellegrino. La prima vittoria giunse due settimane più tardi contro il Ravenna 1-0 griffato da Nicola Bressi. L'inaugurazione ufficiale venne celebrata nella mattinata del 14 aprile 1993 ed in serata il Rocco ospitò la sfida valida per la qualificazione al Mondiale USA 94 tra Italia e Estonia, terminata 2-0 per gli azzurri grazie alle reti di Robby Baggio e Signori. Dalla partita di inaugurazione la Triestina ha sempre utilizzato il Nerairocco quale unica sede delle sue gare casalinghe. Ne manca solamente una all'appello, quella del 1 novembre 94, contro il Sevegliano nel torneo di Serie D, che si disputò nel vecchio Grezzar.